Scusa ragazzo, mi dai un goccio d'acqua per favore? Anche quello che avanza, il ghiaccio, mi bagno le labbra giusto un attimo, poi me ne vado. Sta là l'acqua. Giovane, aspetta. Giovane, aspetta. Giovane, l'acqua. Ciao, sono Biagio Savino, un atleta che pratica triathlon a livello agonistico. Il triathlon è una disciplina che raggruppa tre sport, il nuoto, la bici e la corsa. La particolarità di questa bici è che ha installato un piccolo apparecchietto che controlla determinati parametri per le mie esigenze. E in più ci sono i carboidrati. È tutto, ciao. Porto qua la bicicletta, vendo. Una frase che dice lo Tortorelli, tipo una goccia che cade, tu ti trovi a passare e prende te. E a me non piace chiamarla con il termine malattia, anche se magari lo è. Condizione meglio. Non è un problema questo, secondo me. Io vivo benissimo. Se poi voi ve la prendete perché qualcuno vi dice qualcosa, oppure ve la prendete con voi stessi, innanzitutto pensate che c'è gente che sta molto peggio di voi. Il diabete tipo 1 è causato da una carenza di insulina in seguito a un attacco autoimmunitario delle cellule beta del pancreas che producono l'insulina. Si manifesta in età pediatrica, a volte con un quadro drammatico di chetoacidosi. E non è soltanto automonitoraggio, autocontrollo, corretta terapia insulinica, alimentazione equilibrata. Il diabete è una vera e propria condizione di vita e per noi diabetologi pediatri è importante curare soprattutto la quotidianità prima di curare la malattia. Vorremmo entrare nel loro mondo di ragazzi diabetici, nel percorso faticoso che a volte hanno fatto per mettere ordine nel loro caos emotivo, in quel caos che la malattia, il convivere, le regole, i limiti di una malattia comporta, ma anche e soprattutto su quelle che possono essere state le strategie che hanno scoperto, i rimedi, le soluzioni. Io ho quasi 14 anni, una cosa del genere. Cioè, ero basso e tondo ed ero timidissimo. Ora l'ho preso da poco tempo, l'ho preso come un dono. Perché penso che se io non avessi avuto il diabete non sarei stata così, assolutamente. Prima del diabete ero introverso. Cioè, tu vedi come sono estroverso ora? Prima del diabete ero introverso. Io sono responsabile, mi sento superiore. Pur avendo qualcosa in meno, mi sento superiore. La volontà di superare il diabete mi ha fatto diventare così. Secondo me ora sono meglio. Che il diabete può morire prima. Cioè, io di fronte a questa affermazione sono rimasta proprio passita. Per le mie amiche, cioè, che ne so, vogliono fare le maestrine a me stessa. Cioè, dico, che ne so, stiamo a una festa e loro dicono no, tu non puoi bere la Coca-Cola. Quando ad esempio sta qualcosa di molto dolce, che magari è venuto anche male, fa, ma tu sta torta proprio da diabete. Avevo un orecchino e un mio amico lo voleva, mi disse, ma se prendo il tuo orecchino mischia il diabete per caso? Cioè, una professoressa ti è permessa di dire nozioni e di dirlo in classe in mia assenza e dire che io devo sciacquare il flauto perché mi era caduto per terra solo perché io ero diabetica. Vabbè. Quello che noi avvertiamo nei colloqui con i nostri ragazzi è il vivere, diciamo, un po' sulla pelle le condizioni di
pregiudizio della gente, degli altri. A volte la scuola, a volte il non conoscere la malattia, le problematiche, i limiti, ma anche soprattutto le cure. Però tante volte il pregiudizio, l'ignoranza porta a non entrare in contatto con i ragazzi, quindi a bloccarli nella loro spinta, nel loro stare con gli altri. Sono diabetico dall'età di 12 anni, ora ne ho 49, quindi sono 37 anni di diabete. Sono il primo triatleta diabetico di primo tipo italiano che ha terminato un Ironman. Consiste nell'unione di tre discipline: 3,8 km di nuoto, 180 di bici e 42 km a piedi. L'unica cura possibile per il diabete tipo 1 è la terapia insulinica, che va integrata con un'alimentazione equilibrata pari a quella di un coetaneo che il diabete non ce l'ha, e con un corretto stile di vita e un'attività sportiva regolare. Lo sport ha cambiato la mia malattia positivamente, perché mi ha dato una marcia in più, una spinta in più a fare degli sport estremi. Non ho pensato mai che la malattia potesse essere un deficit, anche perché non sono solo un diabetico, sono anche un atleta, quindi l'esercizio fisico aiuta il diabetico, però c'è anche la vena di atleta, di competizione, che è un'altra cosa. A medici sportivi che demoralizzano atleti diabetici che si vogliono misurare in uno sport estremi o anche agonistici, mi sento di dire che comunque con l'autocontrollo tutto è possibile, con la conoscenza della propria patologia. Quindi non è assolutamente un limite, forse il limite è il medico stesso che comunque te lo crea quando te lo dice. Una professoressa che entrò a scuola, in classe, una supplente, iniziò a dire: voi dovreste sempre stare a studiare, sport niente, andate a fare la spesa per la nonna. Vabbè, allora già queste frasi la stavo mandando male. Io dissi: guardi, che lo sport in questo caso è fondamentale per un diabetico. Iniziò a dire: no, che sport, tu devi stare a casa a studiare, devi mangiare solo il tè con il limone, le prugne. Ok, va bene. Una professoressa di italiano, avevo la glicemia a 47. Dico alla professoressa, non mi sento bene, ho un calo di zucchero. Posso uscire e prendere un succo di frutta, così almeno vengo dopo l'interrogazione? No, adesso non puoi andartene, sono stato interrogato, ormai mi ho fatto rimanere un'ora e mezza in ipoglicemia. È andata bene l'intervento. Guardi, professoressa, io sono diabetico, non l'avessi mai fatto. Perché inizia a dire: diabetico? Tu non devi mangiare panini, marmellate, mi vide pure il panino con la marmellata, maledizione. Casualmente, per puro caso, siamo stati molto molto fortunati. Infatti io dico sempre che c'è dietro a Gioia c'è un angelo custode che la protegge. È stato, diciamo, diagnosticato questo diabete dovuta da questa mutazione genetica, che è diverso quindi dal diabete autoimmune. È successo che un giorno piangeva, a 20 giorni non sembrava un pianto che fosse di fame, sembrava proprio un pianto di dolore. E così, per toglierci un pallino, siamo andati in pronto soccorso pensando fossero delle banali colichette dei lattanti. Invece lì, quando ce l'hanno ricoverata, hanno scoperto che aveva questa iperglicemia 520. Gioia è la più piccola bimba al mondo in terapia col sistema integrato, il microinfusore per infusione sottocutanea continua, il sensore sottocutaneo per il monitoraggio in continuo della glicemia, in terapia insulinica dall'età di 24 giorni di vita. Questo sistema ha permesso la messa in sicurezza della bimba con la protezione dall'ipoglicemia e dagli effetti devastanti in questa fascia di età così vulnerabile. Le paure, a parte nella gestione in generale del diabete, perché è una malattia, io dico sempre, quello che fai il giorno prima non lo puoi fare il giorno dopo, non è una terapia, è in continua evoluzione, anche perché lei cresce, il suo fabbisogno aumenta sempre di più e bisogna stare dietro a questa cosa. In più, quello che tra virgolette mi spaventa per il futuro è l'approccio che gli altri possono avere nei suoi confronti.
se fosse passato un treno addosso, perché all'inizio non è stata facile, anzi io vedevo tutto buio, vedevo, perché avere, cioè io sfiderei chiunque, avere una bambina a 20 giorni nel pieno della gioia di una mamma, vedere la tua bambina che poi ad un certo punto viene catapultata in un reparto, cioè aghi, fili, glicemie, capillari, poi però vederla crescere ogni giorno, imparare a fare cose nuove, vederla fare sorridere, camminare, correre, è troppo forte la gioia. Non ho niente da dire. Vabbè, quando lo avevo scoperto piangevano, ma io mi chiedevo perché piangevano. Però poi mi hanno aiutato. Però cioè, sono sempre attenti a quello che mangio e non mi piace. Ci sono quei genitori che mettono tanta pressione, quindi ti fanno pesare di più le preoccupazioni, tipo ti misuri più volte al giorno la glicemia. I genitori che ti permettono di fare tutto ciò che possono fare i ragazzi normali. Le amicizie, secondo me, sono una delle cose che influenzano di più la vita di un ragazzo, oltre la famiglia, ovviamente. Alla fine io avevo degli amici che quando gli dissi che avevano il diabete, sinceramente, quando uscivamo mi davano una mano, anzi loro erano i primi a dire vuoi una mano e cose varie, non mi hanno mai detto niente. Ci possono essere degli altri amici che la prendono appunto in un modo diverso e ti escludono perché sei diverso dalla comitiva. Ad esempio, se hai il diabete fin da quando sei piccolo, non te ne accorgi neanche perché non avevi già degli amici, quindi loro quando ti conoscono ti prendono già come sì. Invece se il diabete viene nell'età adolescenziale è diverso, perché devi spiegare a loro tutte le tue abitudini, cosa devi fare. Invece una volta che ho gli stessi amici da quando eri piccolo è più normale, perché cioè, loro sanno già come sì, quindi non devono accettare una nuova persona, sei sempre tu. Cosa mi manca? Lo faccio per me, quindi non credo che mi manchi chissà che, però comunque quei minuti che possono essere fastidiosi, per esempio stai facendo una cosa che a te interessa e tu devi mollare tutto per fare, che ne so, lo stick, l'insulina. Noi possiamo fare tutto quello che fanno gli altri, anzi io ho imparato a mettere il diabete all'ultimo posto, cioè comunque a curare il problema, ma non pensare al diabete come una preoccupazione. Comunque io penso che l'unica cosa che possa far indebolire un diabetico è l'ipoglicemia, l'unica cosa che possa farlo sentire debole. Quella volta che ipoglicemia, fragilità, trasgressione. Una volta ho capito, avevo la glicemia bassissima, era 38, mi svegliai e andai in cucina e iniziai a mangiare prima i biscotti, poi il latte, poi la Nutella, i succhi di frutta. Non riuscivo più a fermarmi. E la mattina successiva mi svegliai con la glicemia a 400. Quindi in quel momento, diciamo, con questa trasgressione mi sentii appunto fragile, perché non ero riuscita a controllarmi. Dovete avere un po' di rispetto per l'ipoglicemia. Quando sentite l'ipoglicemia, fermatevi. Questa è l'unica vera emergenza. L'unica vera emergenza è questa. Tutto il resto, anche quando avete la glicemia alta, ce la fate a capire, a organizzare. Ma vince lui quando avete l'ipoglicemia. Dovete fermarvi. Mi sento come se un agente esterno mi sta levando tutte le forze. Come se ci sia tipo una macchina succhia energia, che mi succhi energia. Quando la glicemia abbassa mi sento tremare, come se avessi freddo. Sono nervosa. Non è proprio freddo, è un senso di fame che non riesco a placare. Vedete che una delle cose più importanti sono i sintomi, quelli che si chiamano neuroglicopenici. Cioè quelli che riguardano il fatto di avere proprio, che a livello delle cellule nervose non c'è più zucchero. Quelli sono i più pericolosi, perché vi danno la confusione. E siccome siete in confusione non capite che state in ipoglicemia e non riuscite a prendere la quantità di zucchero. Ragazzi, non ci dovete arrivare. Quando avete i sintomi vi dovete fermare. Un momento in cui ti accorgi di avere la glicemia bassa e che manca pochissimo alla fine dello sforzo fisico è il momento più sconfortante. L'unico momento in cui io odio il diabete.
perché in quel momento riesce a vincere lui. State attenti con l'alcol, io ve l'ho detto, ve lo dico sempre. Che succede se uno si ubriaca? Io mi sento come se sto in impo. Cioè, mi sarei sentito. Allora, i superalcolici consumano glucosio. Quindi dopo un po' di tempo voi cominciate ad avere la glicemia bassa. In più, spesso si vomita. Quindi la glicemia gli scende anche perché non assorbe quello che mangia. Poi l'ipoglicemia vi dà la confusione. E quindi naturalmente non capite che siete in ipoglicemia. Siete ubriachi, non capite che siete in ipoglicemia, vomitate. Com'è che ha detto Francesca? Muore. Ecco. Non arriviamo a morire magari, eh? Quindi per piacere fate, si può dire alla telecamera, fate tutte le cazzate che volete ma non vi ubriacate. Per me il diabete è stata solo una questione di responsabilità. Io ho il diabete, mi devo fare solo le glicemie e devo fare l'insulina, non c'è nient'altro oltre a questo per me. È un problema, come diceva Gerardo, però in fondo è una cosa che... un problema facile da superare. Cioè, ci vuole solo un po' di coraggio e di impegno, niente di più. Per me può essere facile, per te può essere difficile. Per me non può significare niente, per me significa a fine. Tu perché l'hai visto come un problema? Proprio per ste critiche che facevo, sentivo. Tipo diceva, andiamo a mangiare. No, tu di diabete, in dialetto ovviamente. Sì, ho capito. No, quello così, oppure diciamo tu morirei prima, cose del genere. Però secondo me è stata per colpa tua. Perché tu hai... Però devo dire che quell'esperienza mi è servita. E poi come sei riuscito a... Ho deciso io di smetterla. Cioè io mi sono provocato il problema e io... Sì, cioè... Se voi siete riusciti a superarlo così senza problemi, buon per voi. Ma non potete dire che non è un problema. Perché può diventarlo anche per voi un giorno. Può anche non venirvi mai questo problema. Come disse una volta la dottoressa, i dottori dicono voi siete normali, solo che dovete fare questo, 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 questo e questo e quest'altro. E vabbè, non siamo più normali. E tu ci pensi. La fidanzata ce l'hai? Sì. Che dice? Sì, tu. Beh, no, lei dice che mi trovo un ragazzo forte, cioè... Vuol dire che lo sei? Credo a me. Pronto? Quella nonna? Sì, sono io, Pinuccio. No, non sono riuscito a venire che... Mi sono perso con la bicicletta, faceva caldo, poi ho trovato un ragazzo che mi ha fatto bere. Non parla, ma mi ha dato una cosa da bere. Sono in mezzo ai diabetici qua, che stavo in incontro. No, sono italiano, no. Diabetici. Sì, sono rimasto qua a mangiare. Come non ho mangiato niente? No, come, i dolci hanno fatto, il pane, la pasta, i panini assai proprio, a ripetizione. Mangiavano solo panini, mangiavano. Sì, ho mangiato pure io le cose che mangiano loro. Come mi sono lavato? No, non è infettivo, la nonna, no, quella è un'altra cosa, quella è l'epatite, no, li ho toccati, ho abbracciati, abbiamo fatto i giochi pure insieme, no, possono fare pure lo sport, sì, possono correre, corrono più di me, la no, sì, no, non ti preoccupare, no, il nonno, quella era un'altra cosa al nonno, quella era l'ictus, che si è fermato, che si bloccò, ti ricordi, sopra il tavolo, no, io sono troppo con loro, li capisco quando parlano, si capisce proprio, come a noi, anzi capisco più di te, la no. Mi raccomando, metti la dentiera nell'acqua stanotte e avvisi in quale bicchiere, anche fai come l'altra volta che ho bevuto. Va bene? Ciao la no, ciao! Thank you.